Elga, finalmente ti ritrovo. Ecco. Sempre bella in forma, con tanta voglia di fare, ma oggi è l'ultima puntata, quindi ti devi per forza riposare. Quindi facciamo una ricetta facilissima perché poi velocissima, abbiamo da fare, velocissima, perché abbiamo Manfredi che già sento che, sì, scalpita, che scalpita, vedo già il cappello da lontano. Sì. Ma perché non glielo tagliamo sto cappello, raga? Ogni volta mi fa sembrare più bassa di quanto sono. No, allora, non mi ricordo quando, ma un giorno ha messo un cappello più basso e poi ha commentato, ha detto: oh, ma possibile che nessuno oggi si sia accorto del fatto che io avevo un cappello più basso? Ma perché quella è una prima donna, hai capito? Lui ci spodesteresti entrambe. Allora, dai, velocissima, perché io un po' ho lavorato già, e quindi una crema di pane di segale. Ok, che è questo? Fatta con olio extravergine d'oliva, pane e un po' di brodo. Poi lo usiamo come base per il nostro piatto. Eccoci qua. Quindi qua dentro che c'è? Pane di segale, brodo e olio, basta. Brodo normale fatto, sì, insomma, sì, quello sedano, carote e verdura e cipolla. Ok. Cremina di base. Ah, questa è la classica cremina di pane, la crema di pane che si mette sotto. Si mette sotto. E hai visto sempre i nostri piatti, fino all'ultima puntata ve lo dirò, che belli. Li ha fatti Matria Ceramica, che è appunto un laboratorio di ceramica del Cilento, e questa è ceramica cilentana. C'è Giusy che mi suggerisce tutto, ormai ho imparato a leggere il labiale. Ma Giusy lo sa che l'ultima puntata ha contato quanti piatti ci sono? Quanti piatti abbiamo fatto? No, ah, quanti, in tutto? Sì, quanti piatti sono rimasti? Se sparisce un piatto lo sappiamo che l'hai preso tu, quindi inutile. Allora, mentre comprate il piatto, io mi chiamo di nuovo il presidente del Parco, sì, Nazionale, sì, che, sì, abbiamo, sì, visto prima, Tommaso Pellegrino, Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. E guai, brava, brava, se Rosario, ci dimentichiamo un pezzo. Assolutamente, bisogna dirlo tutto quanto, altrimenti è la fine. Altrimenti ci linciano. C'è la punizione divina, che sarebbe quella di non far mangiare questi piatti che state preparando. Senti, volevo soltanto che facessi un passaggio sulle bellezze paesaggistiche, sulle Di fronte a questi piatti, sì, qua altro che bellezze, qua ci sono bellezze veramente continue e costanti. Le aree marine protette non le hai detto prima. Non l'ho detto, come no, le aree marine protette, il mare più premiato d'Italia. Bandiere blu, vele, abbiamo proprio veramente il meglio. Cioè, venire qui, venire a fare non un bagno, venite a vivere un'esperienza unica. Cioè, non è che quando si va d'estate, vado a fare un bagno da qualche parte, nel Cilento è diverso. Il mare del Cilento vi accoglie diversamente, il mare del Cilento vi ospita, poi vi fa mangiare questi piatti qua, vedete Elga che continua a preparare. Elga, che con stai dei facendo piatti in tutto questo? Si conclude con dei dolci straordinari. Lo so, cioè, che come Domenico pronto? Domenico. In quel cappello c'è la forza, lui non le ha nei capelli, nel cappello c'è la forza. È più alto, trova, più è più forte, quindi i capelli dobbiamo farlo aumentare ancora di più, quindi Domenico, facciamolo sempre più alto questo cappello. Ma poi non ci entra nell'inquadratura. No, non ti preoccupare, facciamo, sono così bravi tutti quanti oggi, tutta la troupe che fanno entrare i cappelli anche alti. Sono Hanno stati sopportato me. Tutti quanti molto bravi, devo dire, è stata dura perché comunque abbiamo lavorato in giorni in cui ha fatto anche molto molto caldo. Sì, ma nel Cilento fa sempre caldo, d'estate qui è difficile che trovare il tempo brutto. Quindi per altri anni, venite, qualche giornata l'abbiamo venite, trovata. Trovate il tempo bello, trovate il mare bello, il cibo straordinario. Allora, questo, guarda il paesaggio, guarda il territorio, anche tutto. La ceramica, questa è ceramica, anche la ceramica cilentana, vedi quante cose fatta per i sapori del sole, e la ceramica cilentana che dovrà avere il marchio Parco, però, perché il marchio dobbiamo, Parco devono avere lo anche diciamo le ceramiche. Luciana, lo diciamo Luciana, attiviamoci per far avere il marchio Parco, altrimenti non è territorio. Ormai ci spodesta lui. Allora, presentiamo il piatto e chiamiamo Domenico. Questo cos'era? L'abbiamo fatto in 5 secondi e mezzo. Crema di pane di segale, tentacoli di polpo, emulsione di pistilli di fiori di zucca e olio extravergine d'oliva. Capito? Stasera cena. Olio rigorosamente del territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallone del Bugno. Anche fiori di zucca, il polpo. Che è l'olio, ripetiamolo, che è l'olio con la maggiore concentrazione di vitamina E e polifenoli. Qui lo diciamo scientificamente, quindi con la maggiore concentrazione di antiossidanti. E allora, la parte del chirurgo dottore è entrata in te, esatto. Però adesso chiamiamo... Eccolo, guardalo, eccolo, guardalo da lontano, guardate, ragazzi, che capolavoro che sta portando. La torta di fine ha riprodotto anche Rosaria. Che fatto? Ha riprodotto anche Rosaria. Siamo detto tutti in volte. Guarda, so che combinata. Ragazzi, questa non si può vedere, è fantastica.
Ha riprodotto anche Rosaria, vedi? No, fatto un po' di trucco. Io ogni volta rimango scioccata da questa cosa, perché Domenico, vieni accanto a me Domenico, perché Domenico è pazzesco. E poi la sua capacità è quella di non far capire mai niente, cioè nel senso che nessuno di noi sapeva. Che hai combinato? C'è allora, tutto. Un po' le aziende principali, le aziende, diciamo, dov'è il parco? Partner. Hai visto? Parco, c'è pure il parco, è bello grande, l'ha messo, grande Domenico. Il Chuck che faccia. Bellissimo il nostro Chuck, guarda, Domenico. No, ma poi Domenico ha la capacità di mettere insieme tutti i prodotti del territorio, cioè è i suoi vero. Dolci, anche lì è un'esperienza particolare. È vero. Perché veramente si riesce ad avere la percezione di quello che è il territorio attraverso i suoi prodotti. Quindi, e in più c'è tutta la parte coreografica, sì. Come vedete, molto curata nei dettagli. Ma poi riesce a fare tutto con estrema Grazie. Precisione. Senti, Domenico, un pensiero su quest'ultima edizione, poi faremo la sesta, la settima, la decima, per ora dimmi qualcosa di questa edizione, che cosa ti è rimasto? Allora a me tanta emozione, tanto piacere, diciamo, stare in mezzo così a tanti professionisti, veramente ringrazio tutti, non ci sono parole. Tu diciamo, già sei pronto, vero? No. Per la pare che a sesta. Settembre andiamo a Mosca, lo sapevi? Vediamo, io vi seguo dappertutto. Ma ve l'ha fatta assaggiare la crema della sua pasticceria? È una delle creme. Sono 4-5 edizioni che facciamo insieme. No, ma la crema è fa una crema lo incredibile. Lo sappiamo. Io non mangio dolci, è l'unico dolce che mangio. Quello là con la crema, il vignicola. Non potevo prenderlo per la gola. Solo il vignicola la crema. Per conquistare un nuovo cliente. Nel senso, certo, basta io... prenderlo per la gola. Sì. Invece, Erga, tu che mi dici? Di questa edizione? Certo, di questa tua edizione, in fondo per te è stata la prima volta. Ed è stato un buon banco di prova, sono pronta per la sesta, la settima, l'ottava, la nonna, la decima, poi si affezionano, non c'è niente da fare, okay. Vedi, poi alla fine si innamorano di noi, di tutto il team dei Sapori del Sole. È stata un'esperienza fantastica, sono stata me stessa sempre nel bene e nel male, mi sono sentita a casa, ecco, la cosa più importante è che mi sono sentita a casa e vado via migliore di quando sono arrivata. Io ovviamente devo ringraziare la produzione di Sapore del Sole, Bruno Avagliano, Giusy Robertazzi, che come sempre mi hanno seguita per tutto l'anno, anche quando ogni tanto insomma cominciavo a urlare, però insomma è andata sempre molto bene, insieme faremo come sempre altre cose. Io ringrazio tutta la troupe perché siete stati bravissimi anche quando c'erano le difficoltà e come Fatti. Sempre in 25 puntate può capitare, quindi ringrazio Nino Baldi, ringrazio ovviamente ci sono anche dei parenti qui, quindi Angelo e Nicola, ringrazio Clelia, ringrazio Armando, ringrazio Gino, tutti quanti voi per essere stati con noi, Peppe, insomma davvero grazie, ma soprattutto Tommaso, dobbiamo ringraziare le persone a casa che con affetto seguono certo. ogni nostra puntata. Grazie al parco per essere stato con noi questa edizione. No, grazie a te Rosaria, grazie alla tua trasmissione Sapori del Sole, grazie ad Alice TV, perché oggi raccontare il territorio, io penso che sono momenti molto belli che promuovono, creano quella promozione vera. E la raccontiamo noi attraverso quello che è realmente, attraverso i nostri chef e i nostri prodotti. Quindi veramente ti faccio i complimenti e certamente ci saranno altre trasmissioni, tutte quante sempre più belle e più intense. E allora appuntamento alla sesta edizione il prossimo anno, o chissà magari anche prima, con i Sapori del Sole. Grazie a tutti. Questa trasmissione è stata presentata da Terra Orti, il meglio dell'ortofrutta italiana.